questi video, su queste sfide. Ormai sono come i rotoloni regina, non finiscono mai. Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di Fortnite. Fa in centro, con voi Vincent. Non so perché, boh, io me la sono sentita una picca strana. Salve a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo con un'altra puntata di Fortnite. Fa in centro. Siamo con la nona sfida. Esegui uno dei salti acrobatici sulla gru, sul treno sopraelevato o sulla recinzione. Esegui uno dei salti acrobatici sulla gru, sul treno. C'è qualche problema oggi? Probabilmente così. Esegui uno dei salti acrobatici sulla gru, sul treno sopraelevato o sulla recinzione. Ciò vuol dire che dobbiamo farlo o in un modo o nell'altro modo ancora. Fatto sta che poi avremo come ricompensa il nostro caro backboard, il nostro caro dorso decorativo, uno skateboard per il cubo di qualche stagione fa. Ovvero quello di Lil Kevin. Vi mostro subito subito come si fa. Inoltre ho rimasto lo skateboard, quello di Bananita. C'è un modo molto semplice che appena partite già riuscite a farla. Cioè, non ci vuole niente. A parte il mio personaggio che sta sempre così, pare sempre Michael Jackson Thriller. Treno sopraelevato è proprio questo qui che abbiamo di fronte. Quella è la rampa che dobbiamo prendere, quindi in pratica dobbiamo stare proprio al centro. Ma fatto sta che è semplicissimo, l'importante è rimanere al centro e avere una buona velocità. Il centro. No. Non so se ce la faccio. No, non ce la faccio. Vabbè. Facciamo rigenerazione. A occhio e croce lo sapevo che non sarebbe andata bene. Dai. Fra un po' lo facciamo. Beh. Ma porca miseria. No, 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 no. Dai. Ok, fatto. Fantastico. La sfida è stata conclusa al meglio. L'importante è sapere bene i punti. Per prendere le cose. No. No. Ok, andiamo giù nella metropolitana e facciamo prima. Poi, conoscendo tutti questi posti sotterranei che sono pieni di monete, allora, tanto meglio. Nello scorso video sono riuscito ad arrivare primo, non so nemmeno io come. Vai giù. Preferisco sempre scendere da questa parte. Giusto, giusto la macchina. Beh, si era bloccato il personaggio da quella parte. Oh! No! No, cavolo! Eccolo là! Eccolo là! Vabbè, penso di essere arrivato almeno terzo. Ah, secondo, all'ultimo proprio. Ok, adesso faccio magari un'altra partita così. Proprio perché sennò dura un po' troppo poco il video. Però, olè, il nostro backboard l'abbiamo sbloccato. Ed eccoci qui con la seconda partita. Che so, passi di danza. Ah no, Valtrotto. Io quasi quasi mi faccio una bella permanente qua sotto. Prima di una partita bisogna sempre sistemarsi al meglio. Namo. Ok, penso proprio di essere partito col piede sbagliato. E neanche tanto. Oh. No. Vabbè. Oh, sono primo. Finiamo qui dentro. Non sono purtroppo molto in vantaggio, ma ce la si può fare. Sto andando alla grande. Ma non vorrei cantare vittoria troppo presto. Dai, che ce la possiamo fare, dai. Conto su di te.
Woohoo! Bella lì. Ecco. Dai, no. No, non c'è che dire, sono andato benissimo in questa partita. Incredibile, incroyable. 254. Siamo sempre stati in vantaggio. Bella lì. Devo dire che in questo video sono andato magnificamente. E questo è stato soprattutto per il fatto che conosco bene la mappa. Intanto il mio personaggio che scivola è andato a sbattere contro, vabbè, i pali. Tutti lui li becca i pali, è inutile. Con questo posso dire che può essere tutto, come dire. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato anche d'aiuto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Buonanotte ragazzi, o... vabbè, arrivederci.